Grazie, grazie a Tovoli per questo iniziale saluto all'incontro di oggi e per aver organizzato con l'IBC splendidamente questo incontro su, come hai detto, sulla conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle antiche pere dell'Emilia-Romagna. È questo un tema della giornata che si svolge in due tempi. Io parlerò ovviamente a nome anche dei colleghi che hai citati, Dondini e Ancarani, perché abbiamo fatto tutto assieme, ma suddividerò in due parti, che sono le due parti che riguardano l'indagine da un lato delle antiche pere che abbiamo cercato con la collaborazione di altre università in tutte le regioni, sono più di 100, e dall'altro invece il progetto IBC di cui hai parlato tu, che serve ad arricchire l'opera, attraverso, per farlo diventare un prodotto culturale, come hai detto, cioè attraverso le competenze delle persone che hai citato, che hai tutto citato, e che fanno emergere altri importanti aspetti che riguardano tutto lo scibile della conoscenza della pera, ma da un punto di vista culturale, cioè nel senso che quest'opera riguarderà il grande pubblico per portare a conoscenza di tanti aspetti che nascono e ci aiutano a capire il valore della pera e il ruolo che essa può avere nel migliorare anche la nostra vita civile di ogni giorno. Qui si vedono due pere bellissime del patrimonio genetico dell'Emilia-Romagna, cioè una pera rampina. Una volta i nomi erano figurati, difatti rampina vuol dire che ha il peduncolo a uncino, ecco perché si chiamava così, rossissima, come sono le mele, le pere che si cercano oggi. E sotto c'è la Mora di Faenza, che è una pera che è apprezzata dai gourmet e dai ristoranti raffinati. Noi per poter andare all'origine delle pere dell'Emilia-Romagna siamo risaliti a Ulisse Aldrovandi, il grande naturalista, le cui opere sono godibili oggi al Museo di Palazzo Poggi dell'Università. E qui si vede una pera da lui descritta, la pera sementina, di cui aveva fatto l'incisione su matrici di legno, se ne vede una a sinistra, e poi la raffigurazione fatta da pittori dell'epoca, ovviamente a destra della branchetta con la pera, una pera che assomiglia tante a quelle di oggi, ma non sappiamo quale sia. Poi abbiamo cercato dalla miniera irraggiungibile per tutti, che è quella del pittore Bartolomeo Bimbi, che era alla corte dei Medici, che aveva il compito di raffigurare tutte le varietà con un cartiglio che teneva sotto all'insieme delle varietà in questo grandissimo piatto che si vede, tutte numerate in modo che da dietro si poteva capire che varietà era. Una sola considerazione qui: siccome erano pere estive, queste del mese di luglio, si capisce che erano moltissime, e qui questo ci soccorre perché ci dice che a quell'epoca in estate c'erano solo delle pere, perché le altre frutta ancora non circolavano con i commerci e quindi le pere erano oggetto per 2 o 3 mesi estivi. Difatti il grande Ghigi a Bologna aveva, quando ereditò dal padre l'azienda sul Colli Colli, aveva aveva piantato piantato collezioni collezioni di di pere, pere, molte di molte di queste queste pere pere comunque comunque sono sono arrivate arrivate fino a da noi e voi e sono sono oggi oggi visibili. visibili. Grazie Grazie all'ex all'ex zoologo, al geologo geologo Ghigi, che Ghigi, fu che anche fu anche rettore rettore dell'università. dell'università. Poi Poi un altro, scusate, c'è un ritorno audio, chiedo di abbassare il volume delle casse. discussione del mio papà riguarda l'orto l'orto botanico botanico sviluppato in orto agrario da Filippo Re quando arrivò Napoleone a Bologna. Lui stette 12 anni a Bologna, sufficienti per fare questa collezione che vedete scritta qui di tutte le pere che lui aveva cercato nelle regioni. Lui veniva da Reggio Emilia e aveva trapiantato a Bologna tutte le varietà che era riuscito a collezionare. Nei rettangolini trovate le pere
che ci sono ancora oggi, l'Angelica, la Virgolosa, la Spadona e altre ancora. Un altro salto nel passato ce lo fa fare il professor Bertoloni, che nell'81, dopo l'Unità d'Italia, aveva fatto a casa sua, a Zola Predosio, una collezione, lui era botanico, una collezione dove c'erano anche le varietà di pere. Ancora oggi ancora possiamo vedere che le varietà tipo Spadona d'inverno, Spina Carpi, Angelica e così via c'erano mantenute, quindi si sono conservate nel tempo, varietà quindi che hanno diversi secoli alle spalle. E questa è una foto del parco di Villa Ghigi dove si vedono come erano ancora oggi, come erano innestati alti i peri nel punto di transizione ed erano riuniti in filari, non c'erano i frutteti, erano filari che adornavano appunto il parco come lo fanno oggi. Questo che vedete è il primo esempio di frutticoltura industriale, quindi anche del pero, nella provincia di Ferrara. Fu un pioniere, Buscaroli, che fece questi primi impianti, e le foto sono dell'epoca, e si vede per esempio a destra la forma dell'allevamento, che allora si chiamava cordone verticale, oggi si chiama fusetto in altri modi, comunque ritornano in campo le stesse forme con nomi diversi e con tecniche di coltivazione diverse. In mezzo vedete una foto del primo frutteto ad altissima densità realizzato negli anni 30, questo è in provincia di Parma, di comparsa Crassana a 4.000 piante per ettaro, quindi come vedete gli impianti fitti hanno un'origine italiana e specificatamente emiliano. Poi naturalmente la tecnica si è evoluta in maniera incredibile, tanto che l'Emilia Romagna è oggi all'avanguardia sia nella produzione che nella tecnica di coltivazione in Europa del pero, e qui vedete la foto di copertina del grande congresso che fu fatto a Ferrara nel 2000, e che riporta appunto delle fotografie anche di impianti di pera e la mostra pomologica, che vedete come erano disposti sulla sinistra i campioni. Per quello che riguarda le antiche pere, noi abbiamo la fortuna di avere in Emilia Romagna dei bravi vivaisti, soprattutto in collina, che mantengono le varietà in modo da per il prelevamento delle marze e la produzione degli alberi. Qui si vede sopra Faenza uno di questi frutteti ad hoc. L'Università di Bologna iniziò a sperimentare e a collezionare queste pere antiche all'inizio degli anni 60 col professor Baldini, che iniziò nell'azienda sperimentale creata allora, come si vede da queste foto. Ma il grande pomologo che ha lasciato a noi la migliore edizione di pomologia italiana che si conosca è Gallesio, un uomo dell'amministrazione pubblica prestata, che aveva questo amore per la pomologia e quindi un autodidatta che ha fatto il più grande libro che l'Italia conservi sulla pomologia, perché anche lì c'era una squadra di collaboratori notevolissima che ha per esempio dipinto questo in maniera perfetta, questa varietà che si chiama Angelica, una di quelle che avete visto anche presentate precedentemente da Aldrovandi ad oggi, e che lui riuscì a tradurre anche con delle descrizioni molto molto accurate. Questa pera oggi si chiama Santa Lucia ed è coltivata nelle Marche, nel Veneto e in altre regioni anche. Questo è un esempio invece del vivaismo per la grande coltura industriale, siamo sempre nel Ferrarese, con le piantine una per una molto vicine assicurate ad un sostegno, e con le piante madri che servono anche queste per la fonte, per la certificazione genetica e vivaistica, che la regione Emilia-Romagna conduce in una maniera di grande garanzia per gli acquirenti, per i coltivatori che le vogliono comprare, per avere la certezza della sanità e della varietà. E qui si vedete sotto due pere dell'attuale calendario,
che potrebbero andare, non sono italiane, ma sono quelle coltivate oggi, Abate Fettel e William, e di cui vedete sopra gli impianti dell'Università di Bologna. Poi arriviamo alla seconda parte, che è quella delle schede pomologiche delle antiche pere, quelle dell'indagine fatta dalle diverse università dell'Emilia-Romagna con una collaborazione di molti tecnici e anche aziende private, una decina di gruppi di lavoro che nell'arco di alcuni anni hanno descritto una cinquantina di varietà, facendo anche vedere i particolari che ciascuna di queste ha. Per esempio, di 42 di queste varietà sono state fatte schede pomologiche secondo determinati criteri approvati nel sistema internazionale della letteratura, e vedete tutti i nomi che non sto a riprendere, ma di questi 42 nomi solo 4 o 5 oggi appartengono alla coltivazione nei pereti specializzati, e l'Emilia Romagna praticamente le ha abbandonate quasi tutte, quindi sono veramente da recuperare per il valore intrinseco che hanno, anche per il miglioramento genetico e per quello che riguarda il carattere di mantenimento della biodiversità. Ringraziando inizialmente l'IBC e anche la regione, mi sono dimenticato di dire che l'assessore di allora, di 3 anni fa, la signora Simona Caselli, accolse subito con grande interesse questa indagine, perché lei poi avevano fatto la legge regionale per la tutela delle risorse genetiche e per anche il mantenimento della biodiversità locale, insieme anche alla regione toscana. Quindi questa è un'indagine che riguarda anche specificamente gli indirizzi politici della regione. Per esempio, queste varietà, che sono, ho detto 42, coprono un arco di oltre 3 mesi, 4 mesi, si vede dai rettangolini che partono ai primi di giugno e arrivano fino a dicembre, quindi le pere invadevano tutta la nostra fame di frutta estiva, in gran parte erano pere, come ho già detto. Questo è un esempio, ho preso l'Angelic perché è quella varietà che ha percorso tutti i secoli ed è ancora sulla breccia nei mercati, come è un esempio di scheda, cioè che ha la descrizione dell'albero, dei frutti, dell'origine e anche dei parametri qualitativi, e poi che derivavano da prove fatte, cosiddetti panel test, per la parte organolettica e comunque sensoriale del frutto, non una valutazione che tenga conto di tutti gli aspetti di chi acquisto un frutto per goderne anche della bontà e anche per appagare l'estetica che gli può offrire motivi di acquisto. Questo è un altro particolare della scheda, come si vede c'è anche una foto dell'albero, e poi c'era questo particolare che ho detto, questa specie di grafico che considera contemporaneamente una decina di caratteri del frutto, dalla croccantezza alla stringenza e gli altri caratteri del sapore, e dà anche dei parametri indicativi biometrici, cioè il peso, la durezza, la dolcezza, l'acidità, il sovracolore, la rugginosità. Cioè, per fare queste schede sono occorse parecchi anni, perché le osservazioni dovevano durare 2 anni e poi c'erano le fotografie, il riscontro, insomma. Di ogni scheda ci sono gli autori sotto e sono sempre lavori in comune di più siti, cioè di più persone che hanno seguito quella varietà. Quindi un lavoro molto 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 anche complicato, complesso per l'elaborazione dei dati. Poi finisco facendo vedere alcune varietà, queste sono precocissime, per esempio la Mirandino Rosso o la Pera San Giovanni, che ha preso il nome dalla data di calendario che ricorda quel santo, le pere Moscatelle sono parecchie, perché ci sono diversi cloni ma anche diverse varietà
ottenute e mantenute nel passato e che sono perine che si vedono ancora oggi. La pera, questi sono di Villa Ghigi, la pera Zuccherina e Molinaccio. Di fronte a questi maestosi alberi c'è da inchinarsi e da dire grazie che siete arrivati fino a noi, come la signora Ghedini poi ne parlerà, perché è anche colei che per conto della regione ha il compito di mantenere e schedare questi alberi monumentali del passato. Le pere straniere, alcune sono arrivate anche da noi, come la pera Scipione, si sono naturalizzate emiliano-romagnole, come la curata, la caratteristica pera che ha una riga longitudinale rugginosa, come si vede in alto, o la spina Carpi, che è la pera ossa che ho fatto vedere all'inizio a Grizzana Morandi, e la pera Volpina, che tutti adesso, quelli che amano il passato, perché questo è il momento, si cuociono queste pere perché non sono scleroidi, occorrono 3 ore di cottura perché diventano molto gradevoli per completare al posto del dolce a tavola, e si mangiano soltanto a tavola, appunto, un pasto o una cena. Le pere autunni invernali, la Mora di Faenza, che già ho fatto vedere, la Spadona d'inverno, che vedete sotto, che è diffusa soprattutto nelle zone alpine più che in Emilia Romagna, ma poi altri come la Butirra Ruggine, la pera nobile Lauro, la pera Spaler, la Cocomerina tardiva, che è una specie della Volpina, ma la polpa, anche questa bisogna cuocerla solo, che ha la polpa rossigna. Adesso si cerca di ottenere col miglioramento genetico il trasferimento del carattere polpa rossa nelle nuove pere. È una pera tardiva, invernale, la pera limone. Queste invece sono le altre 54 pere di cui abbiamo di cui non abbiamo potuto fare il riscontro direttamente, ma che derivano da pubblicazioni che ne parlano. Sono quasi tutte pere dal nome dialettale, i più strani, che sono registrate da qualcuno in passato come presenti in Emilia Romagna. Quindi in totale diventano un po' più di 100. Grazie, comunque chiedo di nuovo scusa a Tovoli e a tutti voi che ci seguite, e devo ringraziare in particolare anche l'Accademia Nazionale di Agricoltura per avere irradiato l'informazione ai propri membri, alcuni dei quali certamente avranno seguito la presentazione. Il libro, come ha detto Tovoli, si distribuirà successivamente sulle basi delle disponibilità del numero di copie limitato che ha stampato la regione Emilia Romagna. Grazie.